Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma allora, da giornalista io faccio una riflessione sulla mancanza di fonti indipendenti. Non ci sono giornalisti internazionali lì che possono documentare. Solo Al Jazeera. C'è Al Jazeera che ci racconta in modo egregio quello che sta succedendo dentro la striscia, però... Tutto peraltro filtrato da Hamas, perché anche lì, ecco, ricordiamoci che... Io non lo so se è filtrato da Hamas o no, però sicuramente Hamas fa la sua propaganda e allo stesso modo il comando militare israeliano fa la sua. E quello che si vede è che purtroppo gli ospedali, che non dovrebbero essere coinvolti, certo, nelle zone di guerra, in realtà vengono coinvolti e lo sono in pieno, perché l'ospedale di Al-Shifa è il centro in questi giorni dell'azione dei soldati israeliani. Peraltro non abbiamo visto grandi cose tirate fuori da questo ospedale, perché abbiamo visto dei armi, ma abbiamo visto tipo 10-15 mitre, abbiamo visto, cioè, in una zona di guerra, a me non stupisce che si trovino dei giubbini antiproiettili o dei mitra, non ci sono i filmati che ci manda l'IDF, e quindi da giornalista io sento proprio il bisogno di avere delle verifiche indipendenti anche su quello che sta succedendo, perché quello che sta succedendo è gravissimo. Gli ospedali non dovrebbero essere centro di combattimenti né di azioni di soldati. E no, quindi, dicevo che lì, diciamo, in notiziaria, come tu sai bene, Donatella Di Cesare, in un teatro di guerra, in particolare a Gaza, è chiaro che anche tutte le informazioni che provengono da quel fronte sono filtrate. Cioè, a Gaza non è che esiste un giornale come Haaretz che in questo momento, dal giorno 1 della guerra, cannoneggia Netanyahu. No, però siccome si sta discutendo molto anche se in questa zona, in questa striscia di Gaza, siano stati compiuti crimini di guerra, ecco, certo, io dico, servono però osservatori indipendenti, e non tra mesi, ma bisognerebbe consentire a degli osservatori indipendenti di entrare. Ma queste immagini sono inequivocabili, se non è che c'è, questo, diciamo, noi queste stiamo sono mandando delle immagini tragiche, professoressa qua. Di Cesare, no, ma questo è una e poi oltretutto che adesso ad ogni a queste guerra, persone è stato detto di spostarsi da nord a sud. Adesso sono arrivati altri volantini che dicono andate via anche dal sud, ma dove devono andare? La striscia di Gaza è una prigione, dove devono andare? Nel Sinai, come diceva quel piano che era stato trovato. Allora l'Egitto non li vuole nel Sinai, ma non sarebbe neanche giusto, cioè, se bisogna trovare una soluzione, Donatella, che è politica. Di Cesare. Ma